siamo al J Talk Show e oggi ho il piacere di presentarvi una carissima amica, un'istituzione del doppiaggio italiano, si chiama Patrizia Salmoiraghi. Ciao a tutti! Yeah! Yeah! Patti, sono felicissima che tu abbia accolto la mia proposta di vederci e di realizzare questa intervista, perché grazie, sono grazie sicura, a te. Tra le altre cose, che la maggior parte delle persone, magari anche se non è avvezza a sentire il tuo nome, perché i doppiatori magari vivono un po' una vita nell'ombra, dietro le quinte. Ma a noi piace così. Ma la tua voce, la tua voce! A questo proposito, guarda, volevo fartela dopo questa domanda, te la faccio all'inizio. Ti è mai successo, Patti, di far innamorare qualcuno al telefono con la tua voce? Al telefono no, ma alla radio, perché per 13 anni sono stata la voce misteriosa di Caterpillar, un programma di Rai Stereo 2 della Rai. Sì. E quindi sono sempre stata nascosta, proprio veramente più di una doppiatrice, diciamo, e quindi facevo queste sigle, soprattutto la sigla iniziale, quella finale, dove dicevano, non so, questa voce, solstizio d'inverno è mia, e ho fatto innamorare veramente tante persone, ho avuto delle proposte vedere. Di matrimonio addirittura. Sì. Finché poi un giorno la Rai, il programma, ha deciso di svelarmi. E quindi durante il Cater Raduno, si chiamava, che si faceva ogni anno in estate in Emilia Romagna, sempre nella zona, diciamo, del mare, diciamo, della Romagna, siamo stati a Brisighella, Cesenatico, Cattolica. Quindi era una tournée dal vivo con sì, la radio. Sì, una settimana dietro, alla fine del programma, con tutti gli ascoltatori che arrivavano, che c'erano meraviglia. Eventi, musica, teatro, un po' di tutto, anche un po' di politica, diciamo, così sì. Leggera. E alla fine, insomma, sono salita sul palcoscenico. Prima ero sempre tra le gambe dei tecnici della Rai nascosta, praticamente, no? Col microfono. Poi finalmente lì, cioè finalmente, hanno deciso loro, gli autori del programma, e hanno detto, dai, dopo 13 anni è arrivato il momento di svelarti. Vabbè, io salgo sul palcoscenico, davanti a un microfono, piccolina, e dico la sigla del giorno, e poi dico, non so, questa voce, non mi ricordo adesso la frase, è mia. C'è stato un attimo di silenzio di gelo. E poi un'ovazione. Ti giuro, ero quasi spaventata, perché non mi aspettavo una reazione così. Potere della radio, potere di una voce. È stato bello, e comunque nessuno è rimasto deluso, perché ho detto poi alla fine, sono tutta qui. Patti, hai iniziato proprio con la radio? Sì. È stato sì, il tuo primo, grande diciamo amore. Così, grande amore? Col, diciamo... quando sono nate le prime radio libere, mm-hmm. Io abitavo ancora a Legnano, insomma, poi dopo mi sono avvicinata a Milano, le prime radioline proprio della zona, così io già a 15 anni, cioè nel se, devo dire, no, così non svegliamo l'età. Vabbè, tanto si ma sa quando frega, sono nate, cioè, le prime radio libere, erano... 75, sì, a metà degli anni 70. E quindi andavo di nascosto. Hai da cominciato mio padre, da bambina, eri sì, poco da più bambina, che una bimba in fasce. Sì, sì, e già ero lì col disco sul panno, no? Si usava così una volta. Ma sai che l'ho usato anch'io il disco sul panno? Ma fantastico. Certo, perché non c'era la partenza istantanea, è arrivata dopo, verso, sì, credo, i primi anni 80. Incredibile. Infatti, lì col panno, in preascolto lo preparavi, e poi ora non so, Rocketman di Elton John, e via partiva il meraviglioso vinile, stupendo. Vuoi dirmi che anche tu ti facevi la regia, facevi tutto? Tutto, all'inizio sì, poi pian piano è nata la figura del tecnico, eccetera, però ti giuro, a me piaceva fare tutto da sola, perché era veramente divertente. Insomma, mi ha dato grandi soddisfazioni la radio. Che bello. Sì, sì. Com'è che ti è venuto in mente un giorno di mettere a servizio del grande pubblico la tua voce come doppiatrice prima? Perché avrai iniziato prima come doppiatrice, poi come direttrice di doppiaggio. Sì, sì, cos'è certo. successo nella tua vita che è t'ha successo fatto che devo tutto questo a Gérard Philippe, un famosissimo attore francese che io ho amato alla follia, che amo tuttora, purtroppo morto nel 59, la mia data di nascita. Non volevi dirlo? Ma sì, ma non mi interessa. Ok. E quindi mi ricordo, guardavo con i miei genitori, quando ancora c'erano solo due programmi Rai, no? Sì. Seduta sul divano, la sera, lunedì sera, c'era una rassegna che si intitolava Il fascino dell'attore, ed era dedicata a Gérard Philippe. Parte Fanfan la Tulipe, film famosissimo con Gérard Philippe e Gina Lollobrigida, tra l'altro. E niente, io sono in seduta e guardo, mio padre mi fa, oh, tutto bene? E io, sì sì, è bellissimo. Guardavo Gérard Philippe. E poi ho detto a mio padre, peccato però che non sia la sua voce. E quindi qualcuno, non, ho detto con parole, diciamo, da ragazzina, cioè certo, da bambina, si certo, può dire, no? Certo, e mi piacerebbe tanto sentire la sua voce. E
credo che questo è un lavoro che mi piacerebbe tanto fare. Oh, mio wow. Papà rimase lì così e dice, ma come? Non facciamo un mestierino magari un pochino più sicuro? No? E ho detto, no, questo è quello che vorrò fare da grande. L'ho detto un po' così, magari, sai, sprovveduta, ingenua. E vabbè, si comincia con piccole cose. Però è nato dal cuore. È nato, wow. Certo, e lì è germogliato tutto. Tutto. E tra l'altro, Patti, io quando ti ho conosciuta a Milano, erano gli ultimi anni '80, tu facevi già direzione del doppiaggio, cioè eri inserita alla grande. In che anno hai cominciato più o meno? 89 direzioni. 89 direzioni. Fine anno, settembre 89. E quando è il doppiaggio un po' prima? No, o più o meno? No, io ho iniziato nel 79 il doppiaggio, 79-80. Wow, caspita Patti! Poi la direzione è nata nell'89. Senti, di tutte le cose che hai doppiato, di tutti i personaggi che hai interpretato, a cui hai dato la tua voce, attrici magari anche straniere sicuramente, o un personaggio dei cartoni animati, qual è dei personaggi che ti è rimasto nel cuore e perché? Credo Roxy Shane nei Sentieri. Sì. Ok. Quella mi è rimasta tanto nel cuore, devo dire. Sì, tantissimo. Ok. Perché... Bellissima, tra l'altro, bellissima attrice, con gli occhi chiari, i capelli castano scuro. Qualcuno di voi avrà visto Sentieri, avrà seguito The Guiding Light. Poi erano personaggi che ci si portava dietro per tanto tempo. Tantissimo. Beh, altri personaggi sono durati di più. Il mio non è durato tanto, l'hanno fatto impazzire a un certo punto. Peccato perché... Le avranno offerto un contratto. Ma assolutamente. Sette anni più o meno, devo dire, comunque è durata. Faceva parte della famiglia Shane con Lella Costa, che ha sempre fatto Riva, giusto. Esatto. E anch'io ero parte della famiglia, faceva eravamo tutti imparentati, più o meno. Due sorelle e un fratello, Flavio Arras faceva Rusty. Ecco. Eravamo la famiglia Shane. Ecco, Rusty Shane, credo di aver avuto un love affair con Rusty Shane. Eh? Sì, nei panni di Dinah Marler, la nipote di Rose Marler, perché c'erano i due tronconi, come in tutte le storie infinite. Ci sono sempre due famiglie che poi insomma, si incrociano. È stato molto bello. Erano anni bellissimi. Sì, ancora, cioè, non che la passione se ne sia andata, anzi, quella non Patrizia. È mai sfumata, però quel periodo lì, a cavallo tra gli anni 80 e 90, si sono fatte un'esplosione di emozioni e di cose stupende, insomma. Ma bello, indimenticabile. Patrizia, voglio dirti, certo, il mestiere del doppiatore è un mestiere che si sceglie, è come una specie di missione nella vita. Sì. Ma l'atteggiamento è importante, perché... C'è atteggiamento e atteggiamento, cioè c'è quello della persona come te che sceglie per amore e la persona che magari fa teatro, fa altre cose, è orientata altrove, diciamo, sta andando da un'altra parte e poi riempie quindi mette qualche turno, qualche impegno. Invece di te ho sempre notato la presenza e per presenza mi riferisco al grande entusiasmo, alla passione, al fatto che tu sei meticolosa, cioè non ti sfugge una sillaba, è l'intenzione che corre. Sì. Infatti, Patti, qui lo dico e chiudo la parentesi, tu sei una di quelle persone dalle quali è un piacere farsi dirigere, perché ti strizzano, ma quando esci sei sicuro di aver fatto un capolavoro. Beh dai, sono contenta di aver trasmesso questa cosa. È vero, Patti. Sì, no, è la passione, anzi, poi magari a volte sono un po' burbera. Sei un po' leonina, roar che viene fuori. Senti Patrizia, mi hai appena detto che gli anni 80-90 del doppiaggio milanese sono stati particolarmente emozionanti. Assolutamente, sì. Vorrei chiederti, hai un aneddoto buffo, se vuoi, o insolito, sai qualcosa da raccontare che si riferisce alla tua vita o da questa parte del vetro in direzione o dall'altra parte? Qualcosa che è successo che...